benvenuto in questo nuovo video svuota la spesa, anzi mini video svuota la spesa, perché ci saranno poche cose, però te le voglio mostrare. Ed iniziamo da mamma MD o Sisa? MD e Mandy. Ci sarebbe da inquadrare mia madre che è messa con gli occhiali tipo dottore. Ma aspetta, prima devo far vedere quanto è il prezzo totale. Comunque, ci saranno anche degli acquistini natalizi. Ma iniziamo appunto dallo scontrino MD per un prezzo totale di 26,80 euro. Allora, 1, 2, 3, 4 di salmone affumicato, perché noi amiamo il salmone. L'ho comprati pure io, 4, però io come sempre non te lo faccio vedere quella spesa da MD, perché ho comprato salmone e poi che cosa ho comprato? Ah, salmone, basilico, niente, insomma, queste due sciocchezze. Quanto mamma c'è? 6,36 euro totale. Vabbè, ve lo sono 4 da 50 grammi. 50 grammi. Sì, sono pochi di grammi ciascuno. Però alla fine il prezzo. Per questo ne abbiamo presi 4, per questo motivo. È poco. Poi gli anacardi. Arachidi. Perché io dico anacardi? Non lo so. Sono arachidi? Aspetta, gli anacardi? Sono un altro genere. No, ma io perché. Gli anacardi sono quelli con quella forma così. Ah, vabbè, non lo so perché ho detto una cosa. Vabbè, quanto? Questi 1,69 euro. Due di questi. Marmellata di albicocche? 1,25 euro. Siccome si sta avvicinando Natale, le festività in prossimità del Natale, mia madre ha fatto scorta di cioccolatini. Quindi, primi sono i selection con praline di cioccolato al latte e fondente con ripieno di crema e nocciola. 1,49 euro. Ce n'è 200 grammi. Poi i gianduiotti, buonissimi, con tre gusti, nocciola, cacao e caffè. Già mia sorella si è illuminata di me. Li ho comprati per lei. 1,99 euro. Voglio uno. Vai, prenditelo. Poi abbiamo già aperti e già spostati all'interno del contenitore la prendo, si sente? Abbastanza la confezione. Le praline fondente cacao di cioccolato extra fondente ripiene di crema al cacao. 1,49 euro. Comunque da MD c'è grande scorta sempre di cioccolati. Di tutto. Sì. Di tutto. Rispetto a questi. Sì. Perché le ho provate tutte e due. Le ho comprate per questo, perché questi mi piacciono di più. Poi, tre confezioni di stracchino vivo meglio. Io sto ciuffo qua che mi sto così. 0,79 euro, 3. Ok. I gianduiotti erano due confezioni. Uno. Ah no, perché l'ho visto aperto. No, no, è no. Posto. Ora, sì. Sempre di Sisa? Sì. Perché MD non c'è più niente. Allora, ci dovrebbero essere i bastoncini di... me li prendi? Sì. Forte madre, fa l'escamotage. Quindi, forse due di piselli. Assolutamente sì. Due confezioni di piselli, è meglio dirla così. Sì. È 0,99 euro. Ok. Nulla. Niente, certo. Poi questi sono la specialità di Beppe, bastoncini di pollo. Non sono di pesce, ma... No, di pollo. Bastoncini di pollo. E questi non hanno niente all'interno. Io già ho controllato prima di farglieli comprare, perché di solito
Sappiamo che qui ci mettono olio di palma e olio di colza. Esatto. Vai. 2,99 euro. Da Sisa mia madre ha speso 37,07 euro. Allora mia madre forse perderà un po' di tempo, perché prima lo scontrino se l'ho studiato. Ovvio. Questo no. Riso gallo blonde, quello per i risotti. Questo è eccezionale. 2,99 euro. Cottura 10 minuti. Sì. Winnis piatti. 1,45 euro. E ce n'è qui 500 ml. Milk sistema immunitario. Questa volta hai preso il sistema immunitario. Perché l'altra volta... Colesterolo. 1,99 euro. No, perché ora c'è... da bravo. Rafforzare le difese immunitarie, appunto, che sta arrivando l'influenza. Polpa star, polpa bella, sì. E polpa bella 1,69 euro. I cornetti classici, due, mamma mi sì, pare certo. Di sì. Cornetto, sì, 2,49 euro. Maionese Calvè, questa è da 500 ml. Sì, grande. Sì. 1,99 euro. Questi sono troppo carini. Mia madre se l'ha presi per farsi la coda, guarda. Minimo. C'hanno i dettagli. Questo è un fiocchetto. Sembrano dei bracciali. Sì, esatto. Ce ne sono all'interno? Non lo so. Saranno 4. 4, 1. Non so se sono doppi però. 4,50 euro, per quello volevo sapere. Perché... mazza! Tanto per capire, allora 1, 2, 3 e 4. I baiocchi. Biscotti, gambusera, no. Baiocchi. Già mia madre è andata avanti. Ha spoilerato il prossimo prodotto. Eccoli qui. 2,70 euro. Dato che abbiamo parlato del riso sul riso. Esatto. Gambusera e biscotti. Esatto. L'avevo prima trovato. 2,19 euro. Sì. Prosciutto cotto. Gran tenerone. Sì. 3,45 euro. Ah! Un po' troppo. Esatto. Non sì. Te ne sei accorta forse. No. E questo invece è maialino d'oro. E questo è crudo? Crudo. 2,09 euro. Questo è costato molto di meno. Magari questo ci sta, ma l'altro no. No. Infine, mia madre ha comprato il felce azzurro, il profumatore, alla lavanda iris, gel assorbi odori. 1,39 euro. Ti voglio fare vedere delle cose che ho preso da Sisa per una ricetta che sicuramente già avrai visto. Allora, partiamo dalla scorta dei biscotti, che si fa sempre a casa mia, perché io sono biscotto dipendente. Devi sapere, già lo saprai. 3 di Tre Marie al cioccolato, quanto? 2,29 euro ciascuno, sì. In più, ed è un'ottima marca, fanno anche i panettoni in questo periodo. Sì, il panettone quello al cioccolato è una cosa di questa marca, sì, paradisiaca. Ovviamente le gocciole, che anzi vi voglio consigliare un video che ho visto sul canale Ricette Risate in pochi minuti, che sembra ha fatto Mirella la ricetta dei biscotti gocciola, gli sono venuti identici. Benissimo. Quindi complimenti. Vabbè. E andate a dargli un'occhiata, lascerò il link qui in alto nelle schede, così. Brava. Sì, sì, bravissima. Quanto? Come te. 1,99 euro. Poi ho comprato frutta secca, ovviamente per un dolce, granella di nocciola e granella di mandorle. Ognuno, ma allora 3,39 euro nocciole e 2,19 euro l'altro. Cavolo. E questo sono 100 grammi ognuno. Vabbè, comunque mi servono a me per i dolci, quindi se ne vanno. La marmellata di fichi. E chi è siciliano, secondo me, già avrà capito di che cosa sto parlando. Però se io ho già pubblicato la ricetta del dolce in questione, poi ti lascerò sempre il link in alto a destra, quindi qui. Quanto, ma? 2,49 euro.
Questa è della Santa Rosa ed ha tantissimo, tantissimo zucchero. Tra zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio, forse è più zucchero che altro, però c'era con i fichi. Ma il fico, proprio il tipo di frutto. È difficile, come marmellata. E poi, l'ammoniaca. Aiuto. L'ammoniaca, non ti spaventare, perché... Una dice l'ammoniaca è quella per lavare. Per lavare, mia madre pure mi sta guardando e sta facendo così, tipo per dire: Renna, ti sei preso l'ammoniaca. Questa è un agente lievitante, ma che è ancora più potente del lievito. Lo sapevo. Grazie per questa informazione. Perché contiene anche bicarbonato. È bello consistente, bello forte. 0,29 centesimi. Niente. Allora, in un negozio proprio dedicato alla pasticceria ho comprato queste codette colorate a forma di pallina. 1 euro queste. Più una cosa che non si trova nei supermercati. Quindi il mio consiglio è di andare in negozi specifici di pasticceria. E sto parlando dell'arancia candita. Adesso invece passiamo alle decorazioni natalizie. Entrambe per l'albero. Quello mio e quello di mia madre. Iniziamo dal mio. È della marca Fade Maison. E si tratta di un angioletto in vetro. Guarda che bello. Ed ha la particolarità appunto di avere la lucina all'interno. Dimmi tu se non è una meraviglia. Scrivimelo nel tuo commento perché sono stracuriosa. A me mi ha colpito un sacco. C'era proprio l'imbarazzo della scelta e non si sapeva veramente quello che scegliere. Invece la mia mamma ha preso questo, poi ha appeso all'albero con questo diamante. Sembra un diamante, giusto? Una goccia. Sì. Fa una specie di luce d'arcobaleno. Oggi mia madre l'ha provato fuori e proprio si è creato dentro casa una cosa fantastica. Comunque poi vedrai la foto dell'albero finito e realizzato qui di lato. E se vuoi vedere come l'ho realizzato appunto, come l'ho fatto, vienimi a trovare su Irex in the Wonderland, il mio secondo canale. Ti lascio il link qui in alto. Il mio, questo qui, quindi, è costato 9,90€. Mentre questo... 8,90€. E al gattino che avete sentito fino adesso piangere, 60 centesimi questo campanellino. Questo campanellino che a lui, siccome ci piacciono le cose rumorose come esatto, tutti i gatti... C'era argentato... dorato e questo lucido versione rossa e versione opaca. Sì, carini. Infine, da Terranova Outlet, quindi non è in Terranova usuale, 3,99€. Niente, per una camicia. Ed è rossa e blu, che sono tra parentesi i miei colori preferiti, quindi non potevo non comprarla. Infine, la mia mamma ha fatto un affarone. Ha preso degli stivaletti, guarda che belli che sono, con le cinghie e anche i brillantini qua davanti. Sono troppo bellini. Questi li ho pagati solamente, tieniti forte, 17,99€. Niente. Bene, il video termina qui. Speriamo di averti tenuto compagnia e di averti dato nuove idee per i tuoi acquisti. Se è così, iscriviti, regalami un like e soprattutto, cosa importantissima, condividi sui tuoi social. A presto! Ciao!